bonhomme à cucurrucha, che tire malin, son aime à molotto. Voilà, voilà, quand on ne verra pas, voilà. Pronto? Dai qua. Pronto? Ufficiale di servizio al campo. Rientra pattuglia tenente Valli. Conto 10 cavalli e 11 uomini. Ricevuto. Permesso? Avanti. Notizie della pattuglia? Signor, sì, sta rientrando. Ebbene? La vedetta ha comunicato che nella pattuglia manca un cavallo e ci sono 3 feriti. Disponga subito per i servizi. Signor, sì. Beh, speriamo che portino buone notizie. Auguriamoci. Andiamo avanti. Altri casi di bronchite? 5 casi, signor colonnello. Un altro cavallo malato, signor, sì. Polmonite? Polmonite. Non c'è più nessuna speranza, ma io tenterei lo stesso un'iniezione. Cosa ne dici? Va bene. Bentornato, signor tenente. Cosa c'è Albino? Ciao, Fabbri. Portalo subito dal veterinario. Gli guardi bene l'anteriore sinistro. Ciao, Albino, ci penso io. I feriti all'infermeria. Dissellate. Va bene, signor tenente. Bene. 3 uomini feriti e un cavallo perduto. Scontro con pattuglia appiedata nella gola di Oropo. E la missione? Compiuta. A rapporto i comandanti di squadrone. I capi servizi? Sì, chiami subito. Tromba, piccolo rapporto. Finisci tu le medicazioni, io vado a rapporto. Avevo chiesto che il nostro reggimento fosse unito al reggimento Novara e tutti e due impiegati in decise azioni di guerra. Hanno risposto no. Voi mi chiederete quali sono i motivi. Uno solo. La cavalleria non è ritenuta ora di utile impiego. Ecco tutto. Scusi, signor colonnello, quando però inviarono i 2 reggimenti sul Don, prevedevano un largo impiego della cavalleria. E proprio in considerazione della natura piana del terreno e delle grandi distanze. Sì, ma lei dimentica che il comando strategico qui non compete agli italiani. Ma è possibile, signor colonnello, che non si riesca a far cambiare opinione ai tedeschi sulla cavalleria? Non è facile. Sono gli stessi comandi che hanno visto la fine della cavalleria polacca di fronte ai loro carri armati. E allora, signor colonnello, il destino di questo reggimento è quello di perdere uomini e cavalli a uno fino all'ultimo? Decimati dal freddo. E massacrati da inutili azioni di pattuglia. Sono in grado di rispondere alle considerazioni umanitarie del cappellano e dell'ufficiale medico. E posso rispondere anche alla strana insofferenza che il comandante del primo squadrone da un po' di tempo mostra. C'è una novità. E vi ho riuniti appunto per questo. Il reggimento ha avuto l'ordine di spostarsi verso il sud. Sarà una marcia lunga e faticosa, senza incontrare quasi nessun centro abitato. Per la strada vedremo scomparire la neve, ma apparirà il terribile fango della pianura ucraina. Comunque, con la primavera ci verrà incontro la stagione buona. Si riformerà la linea del fronte, la guerra riprenderà in pieno. Dobbiamo aver fiducia. Ho finito. Signori ufficiali, attenti. In libertà. Tenente Valli. Comandi. Com'è andato, Albino? Ah, da quel bravo cavallo che... Buon sangue non mente, né tra gli uomini né tra i cavalli. Ai! Giorgio, sei ferito? No, solo una pallottola di striscio, niente di grave. Dai, vai a farti medicare. Vai, su. Va bene. Ehi, Albino, ma cosa ti fanno? Tieni, caro, tieni. Beh, come va? Lo so, tu non sai rinunciare a montarlo, vero? Invece devi essere cauto, è una brutta ferita, potrebbe farsi risentire in qualunque momento. Thank you.
colonnello, il villaggio è abitato solo da vecchi e da donne. Nessuna traccia di reparti armati. Va bene, rientrate allo squadrone. Passo. Ради наших сыновей, пожалейте нас! Пожалейте нас! Капитан Франки. Команди. Cosa vogliono? In nome dei loro figli morti in guerra, supplicano di non cacciarle fuori dalle loro case. Bene, va bene, le faccio alzare. Pagnimitis! Pagnimitis, Jagavariu! Ma state tranquille, i vostri diritti saranno rispettati. Благодарим вас за ваше благодушие. Если вы нарушите ваше слово, Бог вас накажет. Ringraziano, ma ci avvertono che... То Бог вас накажет. Se mancheremo, l'ira di Dio sarà su noi. Non temete, noi abbiamo la vostra stessa fede. Господь да сохранит тех, кого война разъединила, а Бог соединил. La provvidenza protegga coloro che separati dalla guerra rimangono ugualmente uniti nelle leggi di Dio. Rastupite, dajte pройти italiano. Passo. Passo. La pattuglia mandata avanti per lustrazione nella zona sud-est ci dirà quante giornate di neve abbiamo ancora di fronte a noi. Credo anch'io, signor. Non dovrebbero essere molte. Comunque ci rimetteremo subito in marcia appena gli uomini saranno di ritorno all'accampamento. Come va il morale? Passato l'entusiasmo della partenza, è rimasta la stanchezza e la sfiducia per questa marcia di cui non vedono né la fine né lo scopo. Ci sono altre novità? Le solite lamentele degli ufficiali contro il maresciallo Olivieri. Mi dispiace per lei che deve sempre fare da cuscinetto. Ma questa volta sono spiacente io per lei, colonnello. Perché? Gli ufficiali vorrebbero che dicesse lei due parole al maresciallo. È qui, l'ho fatto chiamare. Olivieri! Comandi, vieni, vieni avanti. Gli attendenti passano per fiacconi, imboscati e protetti dai loro ufficiali. Tu hai, diciamo, queste prevenzioni contro di loro. Per me oggi i soldati sono tutti uguali. Chiacchierano troppo e non sanno distinguere un cavallo da un mulo. Se gli attendenti si beccano molte punizioni, vuol dire che se le meritano. Sì, ma, caro Olivieri, lei dimentica che la vita qui è un po' diversa da quella normale di caserma. Il regolamento... Signor Maggiore, è stato scritto per questa vita, non per quella di caserma. E di un po', tu, Olivieri, non hai mai fatto nessuna infrazione al regolamento? Beh, qualche volta, signor colonnello. Può succedere a tutti. Bene, grazie, puoi andare. Olivieri! Tu zoppichi, che cos'hai? Niente, signor colonnello, reumatismi. Ma tu sai che il regolamento, caro Olivieri, ti obbliga a chiedere visita medica. Io l'ho detto poco fa, signor colonnello, che qualche volta metto da parte anch'io il regolamento. Vieni qua, vieni a tenermi il cavallo. Allora, ma voi siete un diavolo, sapete? Hai visto? Invece di venire da me perché ti raccomandi alla provvidenza, raccomandati piuttosto alle tue gambe e vedrai che non cascherai da cavallo. Perché ricordati, il cavallo è amico dell'uomo. Onando, al mio paese dicono omma a cavallo, sepoltura aperta. Oi! La ciumara chi lavavi e
questa roba meglio manca tu. La briseggia mia con gli occhi scuri, la briseggia mia con gli occhi scuri, la briseggia mia, la briseggia mia, la briseggia mia facimma muri. Lerula, 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 la calabrisetta morire mi fa. Lerula, 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 la calabrisetta. Morirà. Morirà. Passando da questi paraggi ho sentito la vostra voce, soldato Iuli. Bravo, mi compiaccio. Se riuscirete a trasformare i si bemolli in si beduri potrete cantare alla radio. Bravo! Grazie. Presento la forza, 4 uomini. Oh, a che sono uomini questi? Oh, soldatino carica. Hai scritto a tua madre che mandasse qualche pacco in più perché qua non bastano per tutti. E tu ci rivenda la tua Mariella, ci hai parlato di me? Sì, ci ho detto che tengo un'amica che tiene l'acqua e la cirivella. Qui, a qua lassù. Uè, calma, uè, Lavativi, vi porto la grande notizia. Ci sono ancora soltanto 2 giorni di neve. Poi troveremo paesi, città e donne. Oh, i femmini. Donne, ci verranno incontro a mazzi. Uè, e allora andiamo. Finalmente troviamo le femmine. Ma quante ne vorrai? A me che mi importi, tenga a Mariella mia. Quella fa. Quale carica da parlare? Ma la carica a cavallo. Ma che cavallo è cavallo? Ma lo vuoi capire che la carica a cavallo è una cosa pericolosa? Perché puoi cadere e ti spacchi la cuticagna. E tu da pensi sempre guagno. C'è le case, tutta c'è le case. Ma perché tu forse le hai mai conosciute le carica? Ma non smettere. Io vi lascio parlare perché siete dei profani in materia. La carica è una roba difficile, uè. Tutti quanti cavalli sono proprio la carica. Allora vita. Forse la fango, fango, la neve, tutto quanto in faccia. E dite, avanti, primo, secondo, quarto squadro fa male, quarto squadro di testa, fin per la bomba, questi, porca vuoi, se mi... Uè, questa è la carica. Uè, ragazzi, vedi che vista! Mettiti in testa l'elmetto. Che c'è l'allarme? Mettiti l'elmetto, ho detto. Sì, sì, sì. Ecco, signor maresciallo. Ah, e perché quando sei a cavallo te lo butti sempre dietro la testa? Ah, perché me lo metto così? È perché se casco da cavallo e sbatto la cuticagna... E dice collottola. Se sbatto la collotticagna, allora io... Stai zitto. Signor. Non è regolamentare. Ma il mio ufficiale mi ha dato il permesso di portarlo. Non dentro lo stivale. Ma lì sta bene. Chiudilo e mettilo in tasca. La lingua non vi manca. È di fegato che ne avete poco. Un fegato, proprio a me mi viene a parlare il fegato. Faccia vedere una cosa che... Ecco! Ah, attacco! Voglio altre ruote! Forza! Forza, fiacconi, smidollate che non siete altro! Aiuto! 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 Ah!
Was soll ich mit der Kavallerie? Herr Major, der Offizier ist da. Kann eintreten. Halt mal, einen Moment. Jetzt kann er kommen. Prego. Le colonel, commandant du 3e Regiment de Cavalerie, vous demande de rester quelques heures dans ce village. Das Regiment wünscht für kurze Zeit im Dorf zu rasten. Ich habe keinen Befehl von meinem Kommando. Comandante dice non ha avuto nessun ordine dal suo comando. Infatti non era previsto, ma non siamo riusciti a raggiungere il nostro posto di tappa. Warum? Perché? Ah, molto fango. Viel Schlamm. Verstanden. Wie viele Mann? Quanti uomini sono? 20 ufficiali, 700 uomini e 650 cavalli. Die Offiziere ist Platz, aber Soldaten und Pferde müssen draußen bleiben. Per ufficiali forse c'è posto, ma per uomini e cavalli fuori fare vostre tenda, accampamento. Gli uomini sono troppo stanchi per alzare le tende. Marcia molto faticosa. Vom deutschen Kommando ist kein Marschbefehl vorhanden. Marcia non ordinata da comando tedesco. Ci siamo fermati perché credevamo di trovare degli alleati, ma evidentemente non è così. Glielo racconti. Voi innovativi, in forza, alzatevi, sveglia! Chi è? Questa gran giornata! Ma io la carico! Senti, smontare la tenda e saltare sul cavallo, le donne. Si parte per una sessione di guerra! Le è arrivato l'ordine in questo momento! Ciao, Valli! Quale vento ti spinge da queste parti? Ehi, ciao! Come va? Mi vedi vicino al tuo albino? Sei venuto a vedere se potevi montarlo, vero? Sì, speravo. In una giornata come oggi. Ti capisco, ma faresti un'imprudenza. Mi rimalenco ne va molto, vola, vola, cantone per... Ho detto basta! Silenzio! Ignorante che sei! L'ora è una cosa segreta che ci fanno sapere in marcia all'ultimo momento. Ma ora, come ce la fanno sapere se stiamo in marcia? Guarda, Sderosi, il messaggio con l'aeroplano! Qui, Giacchino! Grazie. Ritorna a posto. Tromba, piccolo rapporto. E io la carico. Ci è venuto l'ordine di lasciare il passo ad una colonna di carri armati germanici che andrà a svolgere la missione di guerra a cui eravamo destinati noi. Non ci rimane quindi che riprendere la nostra marcia in direzione sud. Scommettere che quella carretta al primo fosso che trovano si fermano e non vanno più avanti. Te dice sul seri? Te lo dico io. Ma no, è diverso. Quelli si fermano, si vanno a finire nell'acqua. Bene, bene. Ma te dici mi?
qui, vado fosse un chiromante. Voi mi aspettavi anche a me. L'episodio dei carri armati ha buttato molto giù il morale, signor colonnello, specialmente tra gli ufficiali. Me ne rendo conto. Ci hanno fatto inghiottire molti bocconi amari in questi mesi. Ma quello di oggi è stato davvero il più ingiusto. Bene, abbiamo ancora 3 settimane di marcia senza incontrare l'ombra d'un abitato. Poi, ecco Slosk. È un grosso villaggio e in una zona relativamente tranquilla e quindi speriamo che unito alla primavera possa darci un po' di riposo e di conforto. Speriamo anche che dopo tanti mesi i nostri uomini trovino una buona accoglienza femminile. E lei crede che questo giovi alla guerra? Ma bisogna chiederlo a quelli che hanno 20 anni, signor colonnello. Bene, domani mattina alle 9 in marcia, non c'è altro. Olivieri. Comandi, signor colonnello. Ieri sera il trombettiere ha suonato il silenzio fuori ordinanza. Ha approfittato che io ero fuori del campo. Lo suona, direi, con molto sentimento, ma non deve più ripeterlo. Non fa bene a nessuno qui, fa pensare a tempi lontani molto diversi da questi. Mi capisci? Che non succeda più. Non succederà più, signor colonnello. Fai suonare il silenzio. C'è il comandante del primo squadrone, signor colonnello. Venga. Si accomodi. Permette, signor colonnello. Prego. Che c'è, Marenco? Ci ho pensato molto, signor colonnello, ma ho deciso. Che cosa? Di inoltrare la mia domanda. Da quanti anni è in cavalleria lei? Da 10 anni, signor colonnello. Ma il suo nome c'è da 3 generazioni. Sì, signor colonnello. E perché vuol passare nei carri armati? Perché in guerra ormai, per la cavalleria, è finita. Fermatelo! Non fate fuoco! Fuochi a me! Barocci-san! No, Barocci-san! Accudati! Yes, Slotka! Yes, lise lei bliska partisane? Yes. Signor colonnello, gli abitanti pare siano fuggiti nelle campagne, ma senza portar via nulla dalle case. Bene, maggiore di Bugnano, ora manderò avanti la pattuglia. Informi la colonna che entreremo a Slosk col buio. Perciò, massima cortezza da parte di tutti. Subito, signor. Sia a disposizione. Bene. Tenente Valli. Comandi. Il punto di riunione è la piazzetta centrale dove risulta una chiesa e un pozzo. Bene, colonnello. Avanti la pattuglia! Campo! Thank you.
teniamoci pronti. Può darsi che abbiano finito le munizioni, ma può darsi che si siano accorti e preparino una sorpresa al tenente. Rendete conto della vostra posizione di civile sorpresa con le armi in pugno. Rispondete. Glielo spiego in russo? L'imputata ha dichiarato di conoscere benissimo l'italiano, comunque. Vi poni mai a piedi? Ho capito benissimo. Tanto meglio. A verbale. Il test tenente Valli prosegue. Ma le raffiche non hanno colpito nessuno dei miei uomini. Poi, quando ho raggiunto la sommità del campanile, la donna ha cessato il fuoco e non ha opposto resistenza. Sì, ma perché avevo finito munizioni? Segga, tenente Valli. Signor, sì. La parola all'accusa. L'azione di questa donna non ha avuto gravi conseguenze solo perché, evidentemente, l'imputata non conosce l'uso delle armi. Comunque, mi appello alle leggi di guerra e chiedo pertanto la pena di morte mediante fucilazione. La difesa. Nella doppia veste di soldato e di ministro di Dio, ricordo a questo tribunale che di fronte agli ideali della patria non esistono né accusatori né accusati. Chiedo perciò tutta la clemenza. Allontanate l'imputata. Il capitano Franchi e il tenente Valli sono liberi. Il tribunale resta per deliberare. Gli altri lasciano la stanza. Mi pare di vedere l'aiutante maggiore piuttosto preoccupato. Ah, sì, signor colonnello, ma non per la sentenza. Per che cosa, allora? Per gli alloggi dei nostri uomini. Ma se mi hanno riferito che la popolazione ha lasciato le case aperte, provviste di letti e di tutto. Appunto, il maggiore pensa a quello che succederebbe se rientrassero i proprietari e le proprietarie. E ci siamo già, pare che stiano rientrando i bambini. Soli? Sì, soli, signor colonnello. Probabilmente le madri li hanno mandati in avascoperta per assaggiare il terreno. Ecco. A questo proposito, volevo dirvi che occorrerà subito conquistare la fiducia e stabilire buoni rapporti, tanto più che, a quanto pare, sarà lunga la sosta qui. E allora, se permette, signor colonnello, io direi che fucilare una donna appena arrivati qui renderebbe assai più difficile la nostra permanenza. Ah, questo è un altro argomento, perché in realtà si tratta della sicurezza dei nostri uomini. Appunto. E cioè? Io pensavo che se invece di giustiziarla lasciassimo libera la donna, noi potremmo sorvegliarla di nascosto e scoprire se è in relazione e se esistono forze clandestine nella zona. Sì, vieni pure a prenderla. Avanti. Le lamette sono qui sul comodino. Ma ti fai la barba adesso? Non hai sentito l'aiutante maggiore? Ci vuole con lui domani mattina alle 6 per fare un giro di ispezione nel paese. Già, è vero. Non è una cattiva idea allora la tua. Buonanotte. Buonanotte. Dimmi un po', hai sentito una salve di fucileria? Vuoi dire del plotone di esecuzione? Sì, non hai sentito niente? No, niente. Ma. Buonanotte. Buonanotte. Buon riposo, maresciallo. Vattene via, fila a dormi. Maresciallo, ci pensi? Ci canta la nina, no? Ma questi sono russi, che cosa vuoi che capiscono la ninna nanna del tuo paese? Marescià, i ninna nanna sono uguali più menini di tutto il mondo. E canta, canta l'on chi tu vuole, va. Adesso ti faccio sentire la ninna nanna che mi cantava mia madre quando era bambina.
Io la sera quando addormentavo passava uno che vendeva le olive e faceva Ulie citene, ulie, ulie citene. Ninna nanna bettu mi, vermi duermi nucchian gire, ninna nanna. Uce bedda sta cerasa, ca ognuno sole casa, ninna nanna. Le facimmo un regnante delle terre, delle fate, degli oschi. Ma ci poi non se dormisce, io lo davo all'umamone, che sto cinno capriccioso e lazzarone. Ulie citene, ulie, ulie citene. Разрешите отнести на кухню этого гостя. Dice se può portare quest'oca alla mensa. Sì, la porti, la porti. Annicita. Ah, senta, Olivieri, comandi, signor maggiore. Don Antonio mi proponeva di riattivare subito l'asilo per i bambini che rientrano soli in paese. Ah, è un'idea santa, signor Sì, maggiore. Ma chi li terrà poi questi bambini? Ah, signor maggiore, la ragazza del campanile sì? È proprio la maestrina titolare dell'asilo. Ah, e le sembra la persona più disposta a collaborare con noi? Scusi, signor maggiore, dato che conosco la lingua, potrei cercare di convincerla io. In fondo dovrebbe mostrarsi grata per la nostra generosità. Cosa ne pensa, don Antonio? Le sembra che sia il caso di tentare con quella ragazza? Il signore ha tante vie per illuminare le sue creature. Bene, la giovane è ancora sotto sorveglianza nella sua stanza all'asilo. Ah, lo sappiamo. E allora occupatevene subito. Signor, signor, sì. Ah, un momento, don Antonio, vuole accompagnarli? Felicissimo dell'onore. Ehi, non c'è più la sentinella davanti alla scuola. Andiamo a vedere, ci aspetti don Antonio. Andate, andate pure. E auguri. Guarda, è aperta anche la finestra della stanza della ragazza. Non c'è più, è scappata. Ma chi ha disposto del servizio di vigilanza? L'aiutante maggiore. È incredibile. Mi sbaglio, signori, o siete molto contrariati per la fuga della Personalmente ragazza? Io me ne infischio. Anch'io, ma qualcuno deve risponderne al colonnello. Beh, ne risponderà l'aiutante maggiore. È fuggita questa notte alle 3:30, appena la sentinella ha finto di allontanarsi dal posto, secondo le istruzioni avute. Dove risulta ora? Qui, in questa zona. Ma niente di sospetto. Non ha visto nessuno e non sembra che abbia qualche programma. Che cosa fa? Si sfuga imprecando contro la gente che rientra in paese. Mi stava accennando qualcosa? Ah, sì, la notizia è risultata esatta. La ragazza ha avuto i genitori uccisi in bombardamento. Si chiama Kalina Iflienov. Pare sia molto colta, suo padre era professore. Ma purché non ci riservi qualche sorpresa. Beh, come vanno i rapporti tra i nostri uomini e la popolazione? I preparativi per la vicina festa della Pasqua aiuteranno. Comunque, siamo già a buon punto. Ты дорогой.
come io ad là ti do. Bambini, riposo ora. E riposati anche tu. Porta i bambini in giardino. Poi giomba rebbiata. Poi giomba satta. Ma questo non capisco nel russo. Vai tu, a mai in due giardini. Ah, oi. Oi. Andiamo. Allora, stimi giallino, guarda il bambino. Ui, osso, figlie. Andiamo, simpatico, via. Venite pure avanti. Questo è il vostro posto. Non sono venuta per mio posto. E allora perché siete qui? Ho sentito suonare. La musica è un'espressione buona che Dio ha dato agli uomini per intendersi. Io non intendo musica di chiesa. Vola, vola, canzone per la steppa. Dove Katiuscia più non tornerà. E vola, vola, canzone per la festa. Chi è? Placocci! Due passi indietro, marci. Sono venuto a vedere se avete fatto le cose a modo. E quanta gente che viene a vedere come abbiamo fatto l'uletta là, maestro. Come quanta gente? C'è sta pure lo capitano. Ah, sei qui? Non credo. Beh, veramente io sono di servizio in questa zona, ma tu? Ma io passavo, ho sentito lui cantare. Signor capitano, ma la zuppa le cotte. Bene, allora andate. Di Franchi, lo chiamiamo noi. Buona idea, continuiamo noi. Tu tira bene dal tuo lato. Tu che fai lì? Cosa fai ancora qui? Io volevo vedere come l'ho fatto. Andiamo su, fila, prendi la bustina. Che è sta roba? È la mia fidanzata. Dai, sgombra, fila, fila. Ehi, Valli, non ti sembra di ritrovarci nelle camerate della scuola a Pinerolo? Tu che conosci il russo, credi che la ragazza si deciderà a tornare? Ma caro mio, altro è capire il russo, altro è capire le russe. Beh, che fai? La vedo a letto con la fantasia. La sua testina bionda poggia qui sopra. Il suo armonioso corpo si stende morbido. Tu non ci sei, però. E chi c'è? Io, naturalmente. Ah. Io e lei soli. Mentre tutti intorno...
Ma aspetta, zona comandavid. Vanciati Budinushna? Forse capisce meglio l'italiano. Vi abbiamo preparato la stanza. Se vi è possibile, cercate di togliervi gli stivaloni quando vi infilerete a letto. Oh, Natashinka. Здравствуйте, учительница. Иди сюда. Твои туфли развязаны. Да. Упадешь? Спасибо. Вот учительница. Cannavalli. A voi, a voi, a voi. Come più vecchio io devo offrire i miei galloni al nuovo capitano. E li ho già pronti. Grazie. Voglio aggiungere due paroline alla buona al collega Valli. A diventare capitano non c'è sugo se il grado non dà anche il comando di squadrone. Ma, bravo, bravo, ma perché tu possa avere il comando, bisogna che uno di noi comandanti ci lasci la pelle. E l'idea, per quel che mi riguarda, non mi entusiasma affatto. Lo credo bene. Io bevo quindi al tuo squadrone con il serva per sì. Approfitto per complimentarmi con voi dell'affettuosa cordialità stabilita con la popolazione locale e particolarmente con quella femminile. Devo però anche mettervi in guardia richiamandovi alla realtà. Questa fermata Slosk rappresenta un po' per tutti il primo piacevole contatto con la vita dopo mesi di privazioni ed isolamento. Ma questo non può autorizzare nessuno di noi a scordarsi che siamo in guerra, intesi? Bene, a proposito, la maestrina dell'asilo ha ceduto le armi? No, colonnello, è una donna senza fede. E io almeno non sono riuscito a raddoccirla. Ma il Signore si serve di tante vie per illuminare le sue anime. Siete qui per lavorare, sbrigatevi, perché se finiscono le candele rimarrete al buio. Stia tranquillo, don Antonio. E poi il signore ha tante vie per illuminare le creature, non è vero? Già, si tratta di vedere se sceglierà la via Capitano Franchi o la via Capitano Valli. Come? Cosa ha detto? Oh, niente, un passo del Vangelo di San Luca. Ma non sai staccare gli occhi da quella porta. Già, e tu dove guardavi? Beh, se io rimanessi 5 minuti solo qui, sono sicuro che uscirebbe dalla stanza. Calmati, ti fa male. Mm. Del resto, se ci tieni, io me ne vado. Davvero? Non ho mai fatto la posta nemmeno per gioco. Neanch'io. Ma qui il gioco vale la posta. Ehi, parli proprio sul serio. Certo. Auguri. Grazie, sei un vero amico. Ed ora che il mio lavoro delle catenelle di carta è finito, mi basta soltanto che Don Antonio non torni tanto presto. Mi spiace per te, ma è già tornato. Don Antonio! Avete suonato con molta grazia. Sì, con la grazia di un caporale dei cosacchi. No, un momento, aspettate. Il mio collega non voleva. Il suo collega sa sempre quello che vuole. Ah, non sempre. Per esempio, ecco, voleva fare un agnello di Pasqua e invece ha fatto una specie di paracarro.
Per popolo russo, messa di Pasqua e festa di grande fraternità. Soldati italiani staranno insieme a uomini e donne russi. Oh, no, no, i nostri soldati staranno raggruppati al centro. Il colonnello e gli ufficiali davanti all'altare. I civili russi, uomini e donne, staranno in quest'angolo appartati. Per carità. Ma signor colonnello, gradisce il rito religioso russo per significare che cristianità unisce tutti i popoli? Sì, certo. E soldati italiani rispetteranno il rito russo? Certamente. Bene. Durante messa russa Pasqua, a mezzanotte, a momento di gloria, tutti si devono baciare in chiesa, uomini e donne, senza differenza. Va bene? No. Che Dio ci assista. Piace di avervi disturbata. Non disturbate niente andandovene. Mi riferivo alle campane. Suppongo che facciano un suono sgradevole per voi. Sbagliate. Può darsi. Ma allora non riesco a capire come fate a conciliare i due aspetti della cosa. Un campanile lo si vede come un simbolo altissimo di pace o come una postazione per mitragliatrice. Arrivederci. E ditemi una cosa, e quando è che ci baciamo tutto quanto come a fratello e sorella? Oh, ci baceremo dopo che il prete ha benedetto il pane e le uova. Allora noi ci buttiamo avanti. Su. Nessuna notizia, signor No. Quando dovevano rientrare? Da due ore circa. Quanti uomini erano? 12. Conoscevano la zona? Signor sì, erano già stati di pattuglia altre 3 volte. Thank you.
i violenti scontri di pattuglia di questa notte, un altro fatto mi conferma che il fronte sud si è svegliato dalla stasi invernale. L'ordine è arrivato in questo momento di alleggerirci e di raggiungere in pieno assetto di guerra il punto R3 del fronte. Sul posto sono già il comando di divisione italiano e il comando superiore germanico. Da ieri è giunto anche il reggimento Lancieri di Novara, che si è accampato a 30 chilometri dal punto R3, che noi raggiungeremo. E crede, signor colonnello, che potremo finalmente unirci a Novara? Me lo auguro. Lasceremo il paese all'alba. Ma intendo che ognuno dei nostri uomini, fin da questo momento, consideri finito e chiuso ogni rapporto e di qualunque natura abbia contratto con la popolazione. A voi l'obbligo di far rispettare severamente l'ordine e di segnalare le trasgressioni. Ho finito. Avanti! Sei già pronto con il bagaglio? Sono appena le 2, fino all'ora della partenza ci puoi inzeppare una bella dormita. Ah, come va la mano? Hai visto Kalina? Kalina? Ho detto Kalina. E quando l'avrei vista? Io sono stato di pattuglia, ma tu no, perché tu sei il figlioccio del colonnello, vero? Ma ti rendi conto di quello se che... Se non l'hai vista vuol dire che dovete ancora vedervi, è proprio stanotte. Stanotte? Stanotte, sì. Non fare lo scemo. Basta, Franchi! Non credi di esagerare adesso? Scusami, Valle, ma non riesco a controllarmi. Non so cosa mi succede, non so spiegarmi. Queste ore mi bruciano, mi danno come una smania. Non lo so nemmeno io. Scusami, buonanotte. Va a riposarti. Avanti. Ti hanno visto entrare. E per la strada vi ha incontrato nessuno? Soldati. Come si dice, guaio grosso in russo. Nascondetevi qua dentro, presto, e non muovetevi. Cosa c'è? Siamo venuti a ritirare la cassetta del comando e la sua personale. Sono pronte, potete prenderle. Altri ordini, signor capitano? No, grazie. Bene. Devo andare via. Maresciallo! Shh.
cavallo. Gli ufficiali sono già tutti in piazza. E il signor capitano Valli dov'è? E che ne so io? Andiamo. Ero venuto a casa, signor capitano, sì, ma... Sì, lo so. Senti, Franchi, lascia che io ti spieghi. Non hai niente da spiegare, tutto chiaro. A cavallo! A cavallo! Stop! Mano! Presentat! Stop! Spal! Stop! Passo! Ho richieste urgenti? Nessuna. Ho accampato il reggimento nel punto R3 del fronte come ordinatomi. Grazie. Ben arrivato tra noi. Stavo esaminando la situazione con i comandanti dei reparti corazzati. Qui c'è una novità gradita, la promozione di un suo ufficiale per merito di guerra. La vedrà poi. Adesso riprendiamo. Signor generale, il comandante superiore tedesco. Situazione precipitata, il nemico ha passato il fiume. Da informazioni risulta che attaccherà con forza nel punto R3 del fronte domattina alle 7. Deutlich, bitte. Jawohl, Excellenz. Da questo attacco non sarà fermato, tutte fronte sud in gravissimo pericolo. Comando superiore germanico chiede che urto sia sostenuto italienische Panzereinheiten. Da forze corazzate italiane. Ma non è possibile. Le nostre forze corazzate sono state decimate nei combattimenti di ieri. Doch, dass ihre Einheiten unter deutschem Befehl stehen. Jawohl, Excellenz, non avete altre riserve di mettere in linea voi? No, e il comando tedesco lo sa. Bestehen Sie auf Ausführung. Il comando tedesco insiste e precisa anche che le forze italiane devono prevenire attacco attaccando un'ora prima del nemico, e cioè alle 6 precise. Signor generale, se lei me lo consente, domattina alle 6 precise potrei attaccare con i miei squadroni. Vestis, officier. Cavalleria comandante, Excellenz. Wie viel Mann hat er? Quanti uomini avete? 500. 500, Excellenz. 500.000? Ho detto 500, ma potrebbero essere anche 1.000 se si ordinasse al reggimento lancieri di Novara di unirsi al mio reggimento durante la notte. Fragen Sie, wie wird er angreifen? E in che modo attaccherete? Andrò alla carica. Alla carica? Sì, signore. Mitti, sciabola? Sì, signore, con le sciabole. Das ist doch unglaublich, unerhört. Übliche italienische Aufschneiderei. A ordini, signor generale. Si rende conto di quanti uomini potrà trovarsi di fronte? A giudicare dal terreno, non meno di 2.000. Se non ha nulla in contrario, signor generale, raggiungo il mio reggimento in attesa di ordini. Inizio col comunicare al capitano Gavotti la sua promozione a maggiore. Mi rallegro. Un momento. Per cortesia, signori, un momento, per favore. Scusi, signor colonnello. La promozione significa che io devo lasciare il comando del mio squadrone? Per regolamento, sì. Salvo i casi speciali che vanno esaminati, naturalmente. Permette, signor colonnello. Lei ha da dire qualche cosa? Volevo ricordare... Ah, sì, la sua domanda di passaggio ai carri armati è stata accolta. Per il trasferimento, però, deve attendere la comunicazione ufficiale che verrà da un momento all'altro. Chiudo questo rapporto informandovi che la nostra situazione è quella di attesa di ordini. Non c'è altro. Signori ufficiali, attenti. In libertà. Lei rimanga di Bugnano. Comandante. Questa mattina non ho visto il maresciallo Olivieri. Non volevo assolutamente, ma ho dovuto farlo ricoverare d'urgenza nella tenda infermeria. Che cos'è? Era a pezzi per un attacco reumatico. E la ferita alla mano del capitano Franchi? Credo che per qualche giorno non potremo contare sul comandante del secondo squadrone. Mi ascolti, Tibugnano.
La situazione è questa. Se al tramonto non sarà arrivato nessun ordine per noi, vorrà dire che è prevalsa l'opinione dei tedeschi, i quali ci considerano un'entità trascurabile. Ma può anche darsi che il comando italiano abbia finto di dimenticarci per lasciarci liberi di agire. Mi segue? Sì, colonnello. Mi ascolti bene ora. Se non riceveremo nessun ordine, lei farà partire appena buio due staffette con il compito preciso di raggiungere i lancieri di Novara a tutti i costi e di riferire a quel comando che siamo soli e senza possibilità d'aiuto contro un nemico quattro volte superiore. Poi allontaneremo i feriti, gli inutilizzabili con i cavalli eccedenti e i carri, evitando però di far trapelare il minimo senso di gravità nel campo. Durante la notte il reggimento si disporrà inquadrato in posizione di difesa. E all'alba... Non lo so. Non oso nemmeno pensarlo. Sarà quello che il destino vorrà. Ma di una cosa sono certo, e da me, all'ultimo uomo, nessuno farà un passo indietro. Bene, questi sono gli ordini. Un portaordini, signor tenente. Dove viene? Da parte del comando di divisione, non c'è risposta. Bene, grazie a voi. Rientra la pattuglia del sottotenente Lisi. Quanti uomini vede? Cinque. Bene. Permette, signor colonnello, dal comando di divisione. Personale per il comandante del primo squadrone. Consegnate. Signor sì. Tieni bene il cavallo, accidenti a questa staffa. Signor capitano, c'è un plico per lei. Bene, da domani mattina tutta questa roba non mi riguarderà più. Se la sbrigherà lei col primo squadrone. Grazie, signor capitano. Novità? A distanza sembra che nella zona non ci sia nessun movimento. A distanza? Non siete arrivati fino alla boscaglia? No, signore. Ho temuto che... potessero avvistarci e per evitare che... Per evitare che cosa? Le pattuglie hanno anche il compito di far rivelare la posizione del nemico con il loro fuoco. Mi meraviglio molto, sottotenente Lisi. Comunque preferisco pensare ad una inammissibile ignoranza piuttosto che ad altre gravi ragioni. Mi ha capito? Vado. Ecco un altro ufficiale al quale certamente non ha giovato la piacevole sosta di Zlosk. Già. Per ora non c'è traccia di movimento. Ma se nella notte si attesteranno nella boscaglia qui di fronte, non c'è dubbio che qui spereranno l'attacco domattina. Bene, la giornata si è chiusa. Ora le decisioni spettano a noi. Esegua gli ordini. Sì, sì. Se vi andrà bene, potrete arrivare a l'una di notte. Domattina alle 5, al più tardi, potrete essere qui con il reggimento a Novara. Ci andrà tutto bene, signor Maggiore. In bocca al lupo. Grazie. Su, andiamo voi altri, sbrigatevi a montare sui carri. Te l'avevo predetto che la ferita si sarebbe riaperta. Ehi, tu! Ti prego, non farmelo partire coi carri. Sono sicuro che è cosa passeggera. Bene, te lo lascio. Ma vedrai che non si reggerà sulle gambe, ricordalo. Albino, ora devi essere contento. Sono riuscito a farti rimanere e a... Tutto a posto. Franchi, ascoltami, devo parlarti. Mi preceda, la ragione. Va bene. Subito. Cosa vuoi? Non ti sembra che sia ora di chiarire la nostra posizione? Non riesco a vedere un'ora e un momento meno dati di questo. Andiamo su, svetti, brigarsi! Chi c'è lì sotto? Ah, sei tu! Esci di lì e monta sul carro! Su, torna con gli altri! Mi faccia restare qui, maresciallo, io lo carico! Ma che carica! Monta sul carro, ti ho detto! E subito! Via, cammina, per androne! E voi altri sparite dentro! Sparite, ho detto! Ah, Rivieri, monti anche lei sul carro, non si stanchi. Lei si preoccupa del mio attacco reumatico, ma a cavallo, signor Maggiore, ci posso ancora stare. Sia tranquillo. Sicuro che non c'è nessuna eventualità di montare a cavallo. Ah, no? No, no. Il reggimento si è disposto in quadrato per giocare quattro cantoni. È solo per una misura di sicurezza. Andiamo, Rivieri, su, lei che è il più anziano, dia l'esempio. Monti sul carro e faccia partire la colonna, su. Signor sì. Bravo. Già, ormai non servo più qui. Mi dispiace vederla partire, Olivieri. Grazie, signor Maggiore. A qualche altro è dispiaciuto ancora di più, fino al punto di non aver voluto venire a salutare la colonna. L'ho capito, signor Maggiore. Era una partenza necessaria, lei se ne rende conto? Me ne rendo conto, signor Maggiore. Mi porto via dei carri pieni di zavorra. Inutile. Buona fortuna, Olivieri. Buona fortuna, signor Maggiore. Colonna avanti! Colonna avanti!
uomini a terra, le armi al fianco, disposti su quattro lati. I cavalli al centro. Sono in pensiero per le due staffette. E anch'io, signor colonnello. Buttiamoci di là! Siamo cerchiati! Ma il campo deve conservare un'aria normale. Facciamo suonare il silenzio come tutte le sere. Anzi, mi chiami il trombettiere. Tromba! Comandi, sul colonnello. Stasera mi suonerà il silenzio fuori ordinanza. Fuori ordinanza? Sì, e coi controfiocchi. Signor, sì. Ha fatto chiamare il capitano Valli? Sì, che entri. Comandi? Come sta, Albino? Non l'ho fatto partire con i carri, me ne è mancato il coraggio. Vieni avanti. Hai un'idea del motivo per il quale ti ho fatto chiamare? Credevo di saperlo, ma ora non capisco. Puoi dirmi come hai passato la notte prima della partenza? Mi sembra inutile dal momento che il capitano Franchi ti ha già informato alla perfezione. Franchi non ha aperto bocca ed ha mancato. Aveva il dovere di farlo. Ho visto io uscire la ragazza dalla tua casa. Ma desideravo una tua personale conferma. Ho già ammesso. Sei stato l'unico in tutto il reggimento ad infischiarti d'un mio preciso ordine. Ammetti anche questo? Ti interessa più il fatto disciplinare o il mio avvenire privato? Non ti capisco. Parlo di Calina. Ma cosa vuoi dire? Che non si è trattato di una semplice notte? No. Basterebbe una sola ragione a rendere semplicemente ridicoli e assurdi questi tuoi progetti per l'avvenire. Tu sei un soldato in guerra e basta. Mi intendi? Sì, ma dei miei sentimenti sono padrone io. Ne puoi impormi le tue idee. Proprio tu che sei stato costretto a prendere in prestito un affetto dalla vita. Scusami, non volevo arrivare a questo. Credevo di fare il tuo bene. Come credo di aver sempre fatto. Fin dal giorno in cui ti presi in prestito dalla vita. Sono io che ti chiedo scusa. Ero venuto qui credendo. Che cosa? Di sentirmi affidare il comando di uno squadrone. Ne avresti il diritto, sì. Ma devi renderti conto che in un momento simile un vecchio comandante di squadrone come Gavotti dà più affidamento ad un novellino come te. Lo riconosci? Una promozione in guerra significa che si è dato prova di poter assolvere i compiti del grado guadagnato. Ascoltami, Giorgio. Ora non parlo al capitano Valli, ma all'unico bene della mia vita. Cerca di capirmi. Il terzo squadrone costituirà l'estrema difesa dello stendardo e sarà il più sacrificato. Non uno uscirà vivo. Mi comprendi? No, papà. Bene. Sarò orgoglioso di vederti al comando dei tuoi cavalieri. Grazie. E io sarò orgoglioso di poter dire il terzo squadrone ha caricato, signor colonnello. Bravo, capitano Valli. Servizi e adesso mi hanno passato al terzo squadrone. Ebbene? Ora, il comandante è lei e vorrei chiederle di... Lei sta tremando. Cosa le succede? Non lo so. Non lo so. Lo so io. Lei ha paura? Sì. È vero, ho paura. Ed è per questo che le chiedo... Da quanti mesi al fronte? Da 11 mesi. Ed è solo ora che... No. È già da qualche tempo che... Da... Da Slosk.
Sì, è stato lì. Lì ho pensato, dopo tanti mesi, per la prima volta, che io ho soltanto 20 anni. Basta, Lisi! Non sono cose che mi riguardano. Lei rimane al suo posto. Intesi? Il nemico sta accentrando le sue forze tra i cespugli di girasole nel bosco oltre le colline di fronte a noi. Come prevedevo. E l'armamento com'è? Sembrano mortai leggeri e mitragliatrici. Grazie, vada pure. Circa il Novara ormai più nessuna speranza. Riunire i comandanti di squadrone. Ascoltate. È probabile che il nemico tenterà subito con tiri di assaggio di farsi un'idea delle nostre forze. Ma da noi non partirà un solo colpo di moschetto. Quello che è certo è che sta per attaccare. E a noi non restano che due vie. O ritirarci o caricare. È un'azione disperata che ci porterà con le sole sciabole e bombe a mano contro mitragliatrici e mortai. Alle 6 precise, favoriti dalle colline che ci nascondono, piomberanno sulla boscaglia e in 3 ondate successive, in modo da dare al nemico il senso di un incalzare continuo di nostre forze nella battaglia. Io sarò alla testa del terzo squadrone e lo stendardo sarà sempre al mio fianco. Il quarto e quinto squadrone rimarranno qui, pronti ad intervenire con azione simultanea di accerchiamento della boscaglia. Il maggiore Gavotti, mi dispiace moltissimo, non sarà tra noi perché è trasferito. Ora mi rimane solo di ricordarvi che lo stendardo del nostro reggimento, in 3 secoli della sua gloriosa storia, non è mai rimasto nelle mani del nemico. Signori ufficiali, ai vostri posti. Capitano, ecco le Porto Morello. Speriamo che sostituirà con onore Albino. Sì, ma non è davvero il mio Albino. Albino! Squadroni, attenti! A cavallo! A cavallo! Gamba Albino. Ciao! Mano! Reggetan! Attenzione! Vi leggo un dispaccio giunto in questo momento dal comando superiore italiano. A voi è affidato l'onore delle armi italiane. Retta! Ciao! Stendardo al vento.
passo! Franchi, niente. Cos'hai? Dimmi, perché c'è tanta nebbia? Già, ce n'è sempre a Milano. Delira, facciamogli raggiungere il campo. Vieni qua, tu. Su, mettiamolo in sella. Su, subito, coraggio. Sì, sì, sì. Il colonnello, il centro lo sta cedendo, ma le ali tengono ancora. Sotto il quarto e quinto squadrone. Vieni, colonnello. Carica.
capitano. Come va? Lo stendardo. È salvo, è nelle nostre mani. È Albino. Sì, è Albino. Mi cerca. È ferito agli occhi. Venga, signor capitano, si lasci portare al campo. No, è inutile. Dica al maggiore Gavotti che gli restituisco il comando del suo squadrone. A te, Zatella, ti affido Albino. Non ci pensi, signor capitano. Dite al colonnello. Passo